discorso. Ok? Discorso. Discorso. Oh, voglio stare zitti però. Volevo solo ringraziare tutti i ragazzini, tutti i genitori e poi grazie per tutto quello che ci avete regalato quest'anno, sia sul campo che fuori ragazzi. Vi chiedo tutti un applauso per tutti i ragazzini. Un applauso per l'ultimo infortunato dell'anno, alzati Giorgio in piedi. Niente di grave, facciamo solo con Mabettis. Sopravvive, non ci sono problemi. Iniziamo un po' con le cose organizzative. Andiamo con gli allenamenti fino alla terza settimana di luglio, poi si riprende praticamente il 31 penso settembre. Sì, il 31. Il 31 agosto. Poi la vacanza. Il 31 agosto si riprende con gli allenamenti, sarà un sabato pomeriggio. Sì, per la 14 e la 16. Ci sarà la comunicazione per i più piccoli. L'altra cosa è che dalla prossima settimana, visto che di là hanno messo il gazebo a Villar Basse, gli allenamenti saranno ridotti a un allenamento il lunedì, praticamente dalle 6 e un quarto fino alle 8 e un quarto, qua. Il lunedì? Il lunedì. Tutti i lunedì, una volta al mese, fino alla terza di... Una volta a settimana. Una volta a settimana. Una volta alla settimana fino alla terza settimana di agosto, qua l'ultimo. In vista del prossimo anno, per non avere problemi di visita medica, non medica, già sono pronti da questa settimana le preiscrizioni per l'anno prossimo, sono un anticipo di 50 euro. La quota sarà comunicata tramite mail, tramite gli accompagnatori per l'anno prossimo. 50 euro di anticipo, dove è inclusa la prenotazione all'ASL per la visita medica. Così a settembre partiamo che tutti hanno la visita medica, i nuovi iscritti, chi ci saranno o chi non ha fatto la prescrizione d'estate, il prossimo anno dovrebbe andare per conto suo a farla. Dalla 14 in su, perciò i 2001 e i 2000 fino ai più grandi, ok? Chi avrà la visita medica potrebbe allenarsi senza problemi, chi non ce l'ha per questioni di sicurezza e non avrà anche il costiccio dopo, non potrebbe allenarsi. Parlo dalla 14 in su. Detto questo, inizieremo un pochino con le premiazioni dei giocatori dell'anno. Iniziamo dalla categoria più piccola. Lì abbiamo scelto il più piccolo proprio di tutta la società, di Rivoli Reci, ed è Davide Vallore. Fai l'ore. Bravo! Bravo! Dov'è per l'Anderson? Sì, quello. Tieni, Davide, girati e alza la coppa. Alza la coppa. Anche se è un under 8 mascherato, chiamo JD. Vieni qua. In teoria è un under 8, però giocava quasi sempre con l'under 10. Perché... Dammi la coppa. Cioè, JD, attenti. L'under 10 chiamo uno nuovo che è entrato quest'anno, chiamo Insinna Miki. Sì! Bravo Miki! Bravo! Bravo! Poi l'under 12,
Ma delega dal più forte della squadra, da quello che è stato scelto da noi allenatori come il giocatore più bravo, ha scelto di non prenderla lui, essendo il capitano e volendo anche passarla a un altro compagno. Chiamo Patrick, che è stato scelto da tutti. Bravo! Per l'Under 14 quello a chi, ma letteralmente gli ho rotto i coglioni tutto l'anno, faceva la mente, si faceva anche sgridare. Bravo Bellini! La sera. Brivido! È un ragazzo che non ci sta a perdere, che veramente mi fa piacere, si incazza, perde la testa, ma è anche quello che pronto a sacrificarsi per tutta la squadra. Chiamo Luca Rosati. Se fosse per me avrei dato una coppa a ognuno dei ragazzi della 16, perché veramente quest'anno si sono fatto proprio un gran mazzo, erano pochissimi, ci hanno creduto, sono fatto il loro campionato e hanno fatto proprio, ci hanno resi orgogliosi di loro e ci hanno fatto passare proprio tutti i sacrifici che facciamo sul campo, con loro la soddisfazione più grande è quando li vediamo giocare e divertirsi. Grazie mille ragazzi. Io ho poco da dire perché ormai è stato tutto lui. È facile. Inizio anno è stato uno schifo. Causa, vabbè, alcuni disguidi, vabbè. Ringrazio quelli della 16 che il prossimo anno non ci saranno. Dove sono? Nico, Luigi, quelli del Custorino, quelli del Volvero. Chi siamo? Volvero, Volpiano, vabbè, tutti quelli che ci sono. Spero solo di rivedervi il prossimo anno. Parlo anche con Nico, se ci vedremo ogni tanto, riusciamo noi due da soli. Ma questo è un problema. E inoltre ringrazio le ragazze. Bravo! Grazie mille. Bravo. Ci sento solo a spiegare una cosa, per noi dare il premio del miglior giocatore non vuol dire che è quello che ha fatto la differenza sul campo, ragazzi, è solo un riconoscimento da parte nostra per un giocatore, magari ogni anno scegliamo uno diverso, ma non vuol dire che è più forte degli altri, più bravo degli altri, oppure preferito da noi allenatori. Vi ringrazio tutti ragazzi, grazie mille per tutte le emozioni che ci hanno regalato. Giocatori e anche il direttivo, anche i genitori, ringrazio tutti gli accompagnatori che quando alcuni guardavano le partite da su, loro facevano i giri di salti mortali per essere qua e darci una mano ad organizzare. Chiamo Tacca, chiamo Riccardo Beltramo, Monica. Thank you.
feedback. Sono quelli che vi bombardano di email, messaggi, vi chiedono la presenza, vi chiedono la collaborazione, vi chiedono alle mamme per il terzo tempo, quelli che se non fanno i coglioni proprio ragazzi per mettere su tutta l'attività, scusate il francese ma è così. Grazie mille, un applauso. Poi quelli che hanno preso le coccole fanno insieme. Sì, ho dimenticato Marroccoli. E anche per la 6 la 14, perciò iniziate già a pensarci, adesso per l'estate ci vediamo a settembre. Adesso inizio a chiamare i nostri medici, praticamente abbiamo un pronto soccorso in società. Inizio con la famiglia Massaia, ok? Siamo sempre per la 14, Piera Sant'Andrea. Tutte le partite. Tutte. Quindi mettono subito il frigo perché mi piace questo. Poi chiamo Mauro Becchis. Gli altri? Sono della prima squadra, Vitale, Leo. Che non ci sono. Non ci sono. Non lo so, ma... Sono? No. Se ne sono andati, Leo se ne è andato, davanti via. No. Comunque volevo anche adesso come direttivo ringraziare tutti gli allenatori, quelli che ci hanno dato una mano quest'anno con i ragazzini dal più piccolo fino al più grande, da Elisa che non c'è, che sta passando gli esami per il secondo livello di questo weekend, ad Alberto che non ce l'ha fatta ad esserci con noi. Younes lavora e purtroppo tutti non ci sono, sono solo io. Younes Bekis che ci ha dato una mano con i piccoli e che è anche bravissimo, siamo molto contenti. Ringraziamo tutti e speriamo di vederci l'anno prossimo. Grazie mille. Poi. Voglio ringraziare la persona che si è occupata delle scuole e degli allenatori, ci formava. Guardava gli accompagnatori, mandava tutto. Ringrazio Mauro Tombolato, grazie mille. Bravo! 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 Bravo Mauro! Tutto! Niente, ci rimane solo chiedervi di essere più presenti, di allenarvi di più perché c'è un sacco di cose da imparare e da crescere. Grazie per la soddisfazione che ci date guardandovi crescere ragazzi, grazie a tutte le famiglie che si fidano di noi e ci lasciano in mano i loro figli. Grazie mille e adesso passiamo alla lotteria. No. Dire che ha parlato tanto, ma non ha detto una cosa importante che dobbiamo noi ringraziare i loro allenatori che nonostante tutto acqua, neve, vento, pochi bambini, tanti bambini eccetera, sono sempre stati presenti a stipendio a zero. Questo vorrei ricordarlo. Quindi gli diamo questo uovo di Pasqua, questo pallone firmato da tutti i ragazzini under 6, 8, 10, 12 e niente, questo è per te. E poi gli altri allenatori non ci sono, però c'è la mamma e papà di Becchis,
Sì, ecco. Allora, glielo tiro. Ce la fai? Ce la possiamo fare? Vai, vai, vai! Guarda, guarda che si va. Ehi! Bravo! Ringraziateci il nostro figlio, ma lo vediamo ancora domani che si sveglia alle 5, anzi, alle 4 e mezza si sveglia per venire con noi. Ah! Niente. Grazie, comunque grazie mille a tutti ragazzi, grazie, un bel ricordo. Domani ci si vede alle 5 e mezza, under 13, under 11, che si parte alle 5 e mezza, under 13, under 11. Mi raccomando, non facciamo tardi. Ringrazio anche tutti quelli che ci danno la mano nel direttivo. E qui faccio tutti i nomi, grazie mille. A Monica, a Claudio, grazie a tutti, al signor Damiano che oggi ci ha fatto anche le squisite salsicce. Grazie a tutti. Poi per chiudere abbiamo Davidino. Davide. 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 Lo faccio salire su e facciamo un bel branca per tutti noi ragazzi per chiudere la nostra annata. Vieni. Basta.